Nella nostra lingua italiana, come è noto, ci sono due termini, due parole con le quali siamo soliti indicare quel tempo di sospensione dalla normale attività lavorativa o di studio o di altro genere. Il termine ferie e il termine vacanza o vacanze. Entrambe queste parole provengono dal latino e la prima, ferie, significa giorni festivi, la seconda, vacanze, significa essere libero. Queste due parole dunque, nel loro significato etimologico, ci fanno immediatamente comprendere che il tempo della sospensione del lavoro, dell'attività di studio, delle altre attività che normalmente connotano le nostre giornate, sono giorni festivi, giorni in cui siamo liberi. Giorni importanti dunque, basti pensare che nel racconto della Genesi, il racconto della creazione, come ricordiamo bene tutti, l'autore sacro dice che il settimo giorno Dio si riposò e Dio benedisse il settimo giorno come giorno appunto dedicato al riposo. Anche Gesù nel brano che abbiamo ascoltato, che ci racconta il ritorno dalla missione che avevano intrapreso i dodici apostoli, il Vangelo che ascoltavamo domenica scorsa, ci dice questo brano che Gesù, vedendo i suoi apostoli ritornare, li invita a seguirlo in un luogo solitario, un luogo in disparte, per potersi riposare un po'. Il riposo dunque è una componente essenziale della nostra vita, è indispensabile il riposo. Tutti abbiamo bisogno di un tempo di stacco dalle nostre attività quotidiane, dalle solite attività che caratterizzano le nostre giornate. Un tempo nel quale ciascuno di noi possa ritemprarsi nel fisico, nella psiche e anche nello spirito. Il riposo non è mai semplicemente un tempo vuoto, un tempo inutile, un tempo nel quale siamo chiamati a inventarci chissà che cosa per riempirlo. È un tempo sacrosanto per il nostro ritmo vitale, per recuperare energie. E per questo Dio benedice il settimo giorno. Per questo motivo Gesù invita i suoi dodici amici a trovare un po' di tempo, di spazio per riposarsi un po'. Se il riposo dunque è sacrosanto, esso è tempo nel quale anche lo spirito, la nostra vita spirituale, il nostro rapporto con il Signore viene a rigenerarsi. Abbiamo tutti bisogno di dedicare un po' più di tempo e di spazio, con più distensione, con minor frenesia, proprio al nostro rapporto con il Signore. Il cardinale Bassetti, arcivescovo di Perugia, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, scrive in un articolo che il periodo delle vacanze dovrebbe essere un periodo nel quale i cristiani si dedicano alla preghiera, al loro rapporto con il Signore, senza concedere semplicemente i rimasugli, i ritagli di tempo che siamo soliti concedere al Signore durante le nostre giornate lavorative o di impegno. Il tempo delle ferie, giorni festivi, il tempo delle vacanze, essere liberi, dovrebbe dunque
essere un tempo dedicato maggiormente anche al Signore, a una rigenerazione del nostro rapporto con il Signore, attraverso la nostra preghiera personale, che spesso e volentieri è risicata, perché le occupazioni quotidiane ci assorbono tantissimo, attraverso una più distesa e pacata lettura della parola del Signore, anche attraverso la meditazione, che sono realtà che rigenerano la nostra vita nello spirito e la fanno rinvigorire, rinverdire. Abbiamo bisogno dunque tutti di dedicare in questo tempo sacrosanto delle ferie e della vacanza anche un congruo spazio alla preghiera personale. Purtroppo talvolta accade il contrario. Accade che quando si va in vacanza, quando si va in ferie, quando ci si concede una qualche periodo, settimana, giorni di svago, ci si dimentichi del Signore. Ci sono persone che, recandosi in vacanza, vanno in vacanza anche nello spirito e non partecipano magari neanche alla messa domenicale, perché a volte trovano la scusa che non conoscevano l'orario della messa, non sapevano bene dove era la chiesa. E questo è un po' in contraddizione con quello che dovrebbe avvenire invece nella normalità delle cose. Il tempo propizio e favorevole della nostra rigenerazione fisica, psichica e spirituale dovrebbe favorire anche una ripresa del nostro rapporto con il Signore. Dovrebbe diventare un'occasione favorevole per ridare spazio e tempo all'incontro con il Signore, anche perché altrimenti il rischio è quello di esaurirsi anche spiritualmente. Non c'è soltanto l'esaurimento fisico o psichico, vi è anche l'esaurimento spirituale, e questo avviene proprio perché non dedichiamo sufficiente tempo e spazio al nostro rapporto con il Signore, alla nostra preghiera quotidiana. Certo, la preghiera, dice Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, è un impegno serio, e talvolta noi ci lasciamo prendere dalla preghiera soltanto nei momenti di euforia, quando ci sentiamo emozionalmente portati per essa, dice ancora questo importante monaco contemporaneo, e ci dimentichiamo che invece la preghiera è importante e ha senso se viene vissuta continuativamente, anche quando non siamo, tra virgolette, particolarmente ispirati alla preghiera stessa. Ma la fedeltà, la perseveranza nella preghiera ripaga sempre, perché il nostro rapporto con il Signore, se non è vissuto a singhiozzo, se non è un'altalena che va su e giù, arricchisce sicuramente il nostro spirito, ritemprandolo e facendolo diventare sempre più profondo. Auguriamoci che in questo tempo di ferie o di vacanze che avremo ci sia spazio maggiore per il Signore, per la cura della nostra vita spirituale, per approfondire la nostra relazione con Dio e per riposarci nel fisico, nello spirito e nella psiche.